Bene, buonasera Pino. Un saluto a tutti i tuoi ospiti. Questa sera è una puntata sicuramente interessante. Non perché le altre non lo siano state, dato l'enorme lavoro che c'è dietro questa redazione, ma l'appuntamento di questa sera riservato ad un personaggio così significativo per la storia rossoblu, Alfredo Mancinelli. In qualche modo con questo servizio possiamo anche un po' anticipare. Quelli che sono, saranno poi i contenuti della, della tua trasmissione e mh, prendo spunto proprio da, da un cimelio che viene questa volta dalla, proprio dalla, eh, dalla raccolta di un personaggio che voglio subito ringraziare per la sua straordinaria disponibilità ed è mh, noto negli ambienti potentini, soprattutto come eh, persona che ha saputo curare e seguire il vivaio potentino dal quale è stato capace di tirar fuori uomini certamente ma anche molti giocatori ed è eh, il eh, caro eh, cecchino castrataro. Bene, è stato proprio lui a metterci in condizioni di recuperare un significativo eh, cimedio, eh, definisco io, ed è questa tuta che possiamo vedere appartenuta ad Alfredo Mancinelli. Ma una tuta sostanzialmente io credo si riferisca all'ultimo periodo di Mancinelli, considerando che Mancinelli fu alla guida del, del potenza da allenatore, cominciò negli anni, a metà degli anni 50, ma che ebbe il privilegio eh, Mancinelli di essere un prodotto nostro, locale, essendo nato, eh, come diremo nel corso della trasmissione, eh, a Tito. Nel 1924, morto a Potenza nel eh, 2005, eh, Mancinelli fu l'unico oh, nostro lucano, Potentino d'adozione sostanzialmente, eh, a poter guidare eh, la società del Potenza nel campionato di, di Serie B, e, ma tornò più volte eh, nel corso della sua carriera a sedere sulla panchina del Potenza, fino all'anno terribile potremmo definire. Quello che significò purtroppo la uh, scomparsa del Potenza Sport Club nella stagione 85-86, certamente non per responsabilità sue di carattere tecnico, perché uh, sappiamo bene come furono difficili tutti gli eventi che portarono purtroppo a quel terribile fallimento. Il primo di una lunga storia di fallimenti che purtroppo hanno interessato il nostro eh, amato Leone. E, mh, questa tuta appunto è una tuta dell'SC dell Potenza, così come eh, era eh, chiamata la società che dallo sport club eh, Lucano, di cui eh, ci siamo occupati nella eh, nelle precedenti eh, puntate, eh, diede vita poi allo Sport Club potenza, una società che aveva appunto conosciuto i fasti della, della serie B e che poi con alterne vicende arrivò fino a metà degli anni, degli anni 80. La tuta in questione è una tuta intanto voglio dire ci sollecita a parlare guardando questa tuta dei colori sociali, il nostro rosso -blu, che negli anni soprattutto che furono quelli degli anni 60, negli anni 70, fino agli anni 80 eh, mantenevano dei colori che sono un po' quelli che vediamo eh, questo rosso molto eh, vivo sostanzialmente ed un blu che Assolutamente si allontana da quelli che sono i canoni in cui oggi noi vogliamo vedere i colori eh, Blu del Potenza, che tecnicamente vengono fissati nel pantone, che poi è la tavola dei colori: pantone 289, quello che potremmo definire il blu navi rispetto a quello che vediamo qui in questa tuta, che è il cosiddetto Blu-Royal, un blu più elettrico. Ma se guardiamo tutta la produzione delle e del, del periodo e delle tute, pertanto, eh, vediamo abbastanza facilmente riproposto questo, questo colore. Eh, la tuta in questione è una tuta in maglina realizzata dalla ditta Pisani eh, che eh, riforniva molto probabilmente, in modo particolare, le giovanili del, del Potenza Calcio, ma eh, che forniva anche materiale alla prima squadra. Ovviamente, se consideriamo come oggi. Si siano evoluti i tessuti, ehm, ci rendiamo conto che ehm, c'è una profonda trasformazione. Oggi parliamo di tessuti addirittura resinati, accoppiati con eh, membrane impermeabili, eh, oppure tessuti eh, elasticizzati con, con l'icra, addirittura tessuti in fibra di vetro, di carbonio. Questo ci, fa, eh, ci lascia interdetti se poi andiamo a Vedere, per esempio, la tuta del Potenza della Serie B. Abbiamo la fortuna con il Museo del Potenza Calcio di aver recuperato questi straordinari elementi del nostro passato e una tuta come quella del Potenza della Serie B fa davvero una certa impressione, una tuta interamente realizzata con eh, cucitura a, a macchina in lana, era quella la produzione del maglificio Schiavone. Erano così dello stesso tessuto le maglie che indossavano i nostri calciatori. Le maglie della Serie B si presentano alla stessa maniera, maglie che eh, è inimmaginabile vedere indossate nelle giornate di pioggia, di neve, sporche dal fango Immaginiamo che cosa dovessero essere, eppure sono le gloriose maglie che hanno segnato la nostra storia. Eh, al paragone, oggi abbiamo invece una produzione, come dicevo, di materiale tecnico, di materiale all'avanguardia, di materiale capace addirittura di eh, non assorbire ehm, eh, l'acqua piovana ed altre cose, come eh, le ultime maglie realizzate dalle produzioni alle quali ha fatto poi affidamento la società del potenza nelle, nelle ultime versioni. E tutto questo è il significato di un cambio profondo naturalmente, di una evoluzione sicuramente, ma mh, il fascino comunque ed è quello del nostro collezionismo di eh, scoprire eh, come pur se superati determinati articoli eh, mantengono sempre la loro bellezza perché ci raccontano una storia veramente interessante. Questa io devo però aggiungere per tornare sul tema del, eh, di Mancinelli. C'è poi un collezionismo... Che io oserei definire immateriale. Il eh, collezionismo è mettere insieme tante cose, tempo dopo tempo, anno dopo, dopo anno, eh, che richiama in qualche modo, e per questo si sposa bene con, con la finalità di questa trasmissione, che richiama una marcord, che richiama una voglia di ritornare a, a rivedere qualcosa, di rivivere qualcosa, quello che sostanzialmente accade nella memoria di tanti anni in cui Alfredo Mancinelli è stato tenuto vivo nel suo ricordo grazie all'associazione allenatori all'AIAC di Basilicata che promuove ogni anno il premio Mancinelli. Il premio Mancinelli che viene da 11 anni e si può definire uno dei premi più longevi perché è facile farsi prendere dall'entusiasmo ed organizzare le cose nelle prime, in prima Battuta e nei primi due o tre anni, ma poi sono proprio quelli che superano i 3-4 anni e che si storicizzano a diventare degli appuntamenti importanti ed è un'occasione lì per collezionare tanti personaggi che tornano per ricordare la memoria di questo grande allenatore, di questo grande uomo che ha vestito i colori rosso-blu, Alfredo Mancinelli.